Astore Trebbiano Toscana IGT Bianco 2019 di Baracchi. Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Ripartiamo dal Vino. Oggi vi porto in Toscana, in particolare in provincia di Arezzo, a pochi passi da Cortona, dove l'azienda Baracchi, guidata da Riccardo Baracchi, nella bellissima cornice del Relais Château Il Falconiere, produce grandissimi vini. Oggi abbiamo qui il Astore 2019 Toscana Bianco, un Trebbiano, vinificato a contatto con le bucce per circa 10 giorni per dare una carica aromatica e una struttura al vino che lo rende uno dei vini più importanti della cantina Baracchi, un vino veramente di struttura, di carattere, ma allo stesso tempo capace di invecchiare e di affinare per molti anni in bottiglia, lo rende un grande vino da invecchiamento, ma anche godibile sin da subito. Infatti il Trebbiano si presta a una beva piacevole dai primi anni per poi invecchiare molto bene, regalando dei profumi, degli aromi terziari per accompagnare pietanze di diverse tipologie. Ma andiamo subito a scoprire questo Astore 2019, figlio di una bella annata e soprattutto di una grande esperienza del produttore Riccardo Baracchi, che con le sue idee è sempre capace di dare grandissimi vini, come abbiamo già visto in passato. Intanto vediamo subito questo Trebbiano che si presenta con questo giallo dorato, con dei riflessi leggermente verdolini, un colore molto intenso, molto pieno, un naso veramente complesso ma allo stesso tempo fine, molto intenso, con delle note che variano da frutta a polpa gialla matura per poi virare su piacevoli note speziate. Ma il palato è un vino bianco di struttura, di carattere, con una piacevolissima acidità, ma soprattutto una bellissima sapidità dettata dal territorio, una sapidità che lo rende veramente un vino molto piacevole, affascinante, accompagnato da questi aromi che ritornano, aromi molto intensi, ma non stucchevoli, aromi dettati da questa appunto macerazione a contatto con le bucce del mosto in vinificazione, veramente che lo rende un vino, come potete vedere anche dal colore, complesso. Un grande carattere che lo rende un vino abbinabile a grandi preparazioni a base di pesce, ma anche a carni bianche e formaggi di media stagionatura. Veramente un vino molto versatile per grandi preparazioni. Io vi ringrazio per l'attenzione e aspetto al prossimo appuntamento. Ripartiamo dal vino.